Maria è un esempio, una vera testimone di un modo di amare bello, anche più di uno. In particolare però per me è l'attesa, cioè amare sapendo attendere i tempi di Dio, i tempi degli altri. E un'altra caratteristica è il suo amare vivendo il momento, vivendo quell'episodio, quell'evento. Che sia bello, che sia brutto, gioioso o comunque di sofferenza. E non è facile non proiettarsi sempre nel futuro oppure ricordarsi il passato. E lei è capace di fare questo grazie al suo affidarsi, al suo abbandonarsi, al suo credere che le cose andranno sempre bene. E poi comunque Maria per me è anche un aiuto. Perché chiedere la sua intercessione è un atto concreto che possiamo fare nei momenti di difficoltà. E lo stesso Don Bosco ci insegna a tutti noi, nella famiglia salesiana, a fidarci a Maria Ausiliatrice e chiederle qualsiasi cosa. E devo dire che ci sono sempre stati bei frutti alle preghiere e alle novene dedicate a lei. Quindi per me Maria è questo. Maria per me è simbolo di docilità e di maternità. Di docilità perché lei ci incoraggia ogni giorno a dire sì, come lei ha detto sì a Dio. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me secondo la tua parola. Quindi lei è il simbolo di questa docilità che deve e può accompagnarci ogni giorno, non solo nei grandi sì, ma anche nei piccoli sì, quelli di ogni giorno. E poi è simbolo di maternità, non solo maternità, perché lei è stata una madre a tutti gli effetti, ma simbolo per me di maternità spirituale soprattutto. Come Maria ha amato Cristo, anch'io mi sento chiamata ad amare Cristo sacerdote. Diceva Pio X che ogni vocazione sacerdotale viene sicuramente dal cuore di Dio, ma passa attraverso il cuore di una madre. Quindi preghiamo Maria per amare di più Cristo e Cristo sacerdote.